Cara Elvira, oggi per la sesta volta finalmente torneremo da te, a distanza di quasi un anno dall'ultima volta, per indagare e scoprire cosa si nasconde dietro il tuo omicidio. La tua storia è stata uno dei miei primi casi su cui ho indagato e che mi ha sempre colpito e toccato profondamente. Sono passati molti anni da quel 5 giugno 1947, ma il tuo caso e la tua storia non hanno mai smesso di morire. E certo tu, che sei stata strappata dalla tua vita e dal tuo sorriso ingiustamente, quando avevi solamente 22 anni. In tutti questi anni, io e le persone che sono state con me a Toiano abbiamo cercato di scoprire la verità, nonostante non sia stato facile e forse quasi impossibile. Ma ci abbiamo messo l'anima e le nostre forze per dare luce al tuo caso. Nelle nostre indagini abbiamo avuto dei contatti diretti con te e probabilmente anche con qualche tuo familiare. Ma non abbiamo mai avuto le prove o le certezze di chi effettivamente è stato ad ucciderti. Forse perché nessuno vuole dire la verità, o semplicemente perché questo caso deve rimanere irrisolto. La prima volta che ho visitato Iano era lontano 2018, e mai mi sarei aspettato di tornarci così frequentemente in questi anni, per delle ricerche sul paranormale. Quest'oggi e Arianna riparteremo in questo piccolo viaggio per raggiungerti, nella speranza di poter comunicare un'altra volta con te e con la fiducia di poter ottenere ulteriori riscontri e risposte riguardanti la tua vicenda. Spero che questa lettera ti possa far piacere o darti sorriso e sappi che nonostante tutti i viaggi e le ore passate per indagare e studiare il tuo caso siano servite per arrivare a una nostra conclusione, ma che con questo non vogliamo giudicare nessuno, anche perché la verità la sai solamente tu, il tuo assassino. Nonostante trascorreranno gli anni, la tua storia continuerà a rimanere viva, sia per le persone del tuo paese e per chi come noi ha cercato con tutto il cuore di dare vita alla tua anima e al tuo bellissimo sorriso. Con affetto, Francesco Arianna. Allora, ci stiamo avviando, ragazzi, di fronte alla lapide commemorativa di Elvira Orlandini. Piazzeremo tutte le telecamere e prenderemo con un'altra telecamera e avremo anche la fototrappola. Eccola là. Ci siamo. Adesso iniziamo l'indagine. Allora ragazzi, ci siamo, iniziamo ufficialmente un'altra indagine qui davanti alla lapide di Elvira Orlandini. Continueremo il caso per scoprire cosa si nasconde dietro questo omicidio. Sarà dura, è difficile, lo sappiamo. Siamo venuti tantissime volte qua, ma non vogliamo appunto. Abbiamo trovato addirittura la fonte. Infatti dopo ci sposteremo anche lì, è il punto esatto dove Elvira Orlandini è stata uccisa. Purtroppo non sappiamo da chi. Abbiamo lasciato una lettera da parte mia, da parte nostra, e per tutto quello che pensiamo abbiamo fatto nei confronti sua, anche se è poco ovviamente, però per noi Elvira è molto importante. Lì abbiamo una telecamera infrarossi, lì ho messo la fototrappola, lascia la macchina, non si vede niente, e più avanti c'è la fonte. Ok. Se c'è qualcuno qui con noi, si potrebbe avvicinare nel punto esatto dove siamo qui? Elvira, ci sei? Spero che ti ricordi di noi. Siamo venuti un sacco di volte qua a trovarti. Abbiamo provato anche a cercare il tuo cimitero dove sei ufficialmente sepolta, però non siamo riusciti a trovarti purtroppo. Ci dispiace. Spero che la prossima volta possiamo
trovarti e venirti veramente a salutare. Però siamo sicuri e ne siamo certi che comunque la tua anima è qua. Qua. In questo luogo. Dove brutalmente ti hanno uccisa. Purtroppo. Noi non vogliamo dar fastidio né a Elvira e né a chi magari è legato a lei. Esatto. Siamo tornati qua già diverse volte perché questo caso ci sta particolarmente a cuore e vorremmo capire se magari la verità non salterà mai fuori. Però se volete far star bene Elvira, parlare, dire qualcosa in più. Esatto. Noi sappiamo che qua c'è anche la madre di Elvira, che un anno fa, due anni fa se non sbaglio, parlò. Disse esattamente: corri Elvira, corri. E qualcos'altro. Viene fuori molto spesso anche il nome di Elvira. Mentre Ugo non sappiamo con certezza se sia colpevole. E non vogliamo accusarlo. Perché ovviamente non abbiamo prove e non possiamo giudicare una persona se non i fatti parlano altro e lui è morto. E con la verità o probabilmente dentro. C'è qualcuno che ci sta ascoltando? O che può avvicinarsi a noi, per favore? Abbiamo degli strumenti. Potete prendere energia da questi. Provate a farlo illuminare, per favore. Non succede nulla. Ci aiuta a capire se c'è qualcuno qui. Chi c'è? Mi sembra di sentire una voce maschile. Direzionalo verso là, se hai sentito di là. Perché quello è direzionale, lo zoom. Tanto dopo vi lasceremo uno strumento che serve a voi a dare voce. Lo conoscete? Forse è l'unica maniera che potete parlare. Ma non è solo l'unica maniera. Perché anche Arianna ha in mano uno strumento, oltre a quello con le lucine. Quell'altro registra la vostra voce. Provate a parlare qui, esattamente dove siamo noi. Per favore, chiunque qua che ci ascolta, chiunque, anche se non è Elvira, chiunque che ci possa aiutare, per favore, non siamo malintenzionati, siamo qui perché ci teniamo tantissimo a questo caso, io in particolare a Elvira. Sono quasi 4 anni dalla prima volta che venni qui. Ti ricordi l'anno fa, cioè la scorsa estate? L'odore che abbiamo sentito. L'odore proprio qua. Proprio qua nel mentre finivamo l'indagine che si sentì. Sì. Quell'odore in anziano. E a tutto un tratto poi iniziò a illuminarsi l'RF. Adesso è aprile. Ci si venne d'agosto, se non sbaglio. Mi sembra di sì. Sì, d'agosto. Quindi non è neanche un anno. È vero, noi sappiamo che tu lavoravi lì alla villa, sopra, dopo il paese, che venivi qui a raccogliere l'acqua spesso. Lavoravi per i SALT, lavoravi, giusto? C'entra qualcosa il rampollo? Adesso non so come si chiami il figlio dei SALT, però viene chiamato il rampollo, come il figlio prediletto. L'unico figlio, non saprei. C'entra qualcosa lui? Perché fu anche dichiarato, fu non incolpato, comunque fu indagato pure lui. Ma non ci furono prove che lo potessero incolpare, perché testimoniarono i genitori dicendo che lui era a Roma. Potrebbe c'entrare lui? Era innamorato di te? O te di lui?
Eravate innamorati te Ugo, per forza. Vi volevate molto bene. Non posso credere che Ugo abbia fatto una cosa del genere nei tuoi confronti. Che ti abbia tolto la vita sgozzandoti con un taglio alla gola, pavigliacco. Prima dandoti anche una botta in testa, tagliandoti la gola, e poi per finire prese le mutandine e se ne andò. Perché? Anche il fatto di aver preso le mutandine, perché? Che cosa vorrebbe significare? Cosa vorrebbe significare questa cosa? Poi c'è scritto tutto Orlandini, di 22 anni. Perché continua a far così? Stavo pensando, magari se c'entra qualcuno del familiare di Ugo? Rimane un caso irrisolto, non c'è... Come facciamo noi a capire? Potrebbero incentrare anche la famiglia di Elvira, come ci potrebbe centrare la famiglia di Ugo, come ci potrebbe centrare i Salt, cioè, valla a capire. Cioè... Sappiamo che comunque magari... Dice che lei era incinta, che l'aveva confidata a una sedicente maga del posto, cioè... Il gesto di aver tolto le mutandine, che cosa vorrei dire? È questo che voglio capire. So che magari non ne volete parlare perché siete stanchi, però vi chiediamo per favore un ultimo sforzo. Che vuoi fare? Vuoi provare a accendere l'Echo Box? Sì. Va bene. Stacco qui lo zoom? No. Era arrivato il momento di accendere l'Echo Box per cercare di avere qualche informazione in più su chi è stata ad uccidere la povera Elvira. Allora ragazzi, abbiamo ucciso l'Ecovox. Faremo qualche minuto con questo qua e poi metteremo anche la Spirit Box. C'è qualcuno qui con noi? Ciao. Ciao Elvira. Ciao, ha detto, eh. Parlare tramite questo strumento. Se in questo momento qualcuno ci sta ascoltando, può pronunciarsi il nome? Il nome di chi ci sta ascoltando, per favore. Antonio! Antonio! Oh, che brividi! Antonio! Sei il papà di Elvira? Certo! Antonio, ciao! Okay, grazie! Antonio, ciao! Come stai? Antonio, puoi dirci qualcosa riguardo la morte di tua figlia? Esatto, per favore. Sai qualcosa che... può indicarci chi potrebbe essere il colpevole? No, non lo so. Antonio, sa per caso chi è stato a uccidere Elvira? C'entra per caso il rampollo? Antonio, se ci stai ascoltando, per favore, ci puoi dire cosa ne pensi tu di quello che è successo? Per quanto magari possa far male e non hai magari voglia di parlarne o non hai voglia di pensarci. Aspetta, di nuovo sentiamo. C'è qualcuno alla fonte là? È morto nel 73, Antonio.
mentre tua moglie ne ha 76. Potete dirci chi è stato il primo a trovare il cadavere d'Elvira? Chi è stato? Era stato lui a trovarla, no? Antonio o Ugo? Non mi ricordo. Non lo ricordo, forse Ugo. No, no, fu Ugo a trovarla prima. Sì, sì. E chiamò poi Antonio. Però loro hanno messo le mani addosso al cadavere. Diciamo hanno un po' compromesso il delitto. Capito? Poi che scarpa portava? C'erano delle impronte. 43 se non sbaglio. O 42. E lui mi pare portava un numero più piccolo o più grande addirittura. Giusto? Aveva un numero molto più simile di Ugo. Però non aveva abbastanza sangue addosso Ugo. Cioè qualche manca di sangue, ma uno che uccide una persona tagliando la gola, sai quanto sangue parte? Cioè, oltre al fatto di averla trascinata. Sa quanto sangue? C'è qualcosa là alla fonte? Dove c'è il pozzetto? Chi possiamo incontrare lì? Elvira? Dove possiamo trovare Elvira allora? Dov'è che possiamo trovare Elvira? Francesco. C'entra qualcosa la villa di Salto dove lavorava? È possibile, certo. Forse. Lasciate Elvira. Giù. È morta giù. Lasciate Elvira giù. Ah. Giù dove? Ma guarda che non si riferisce a noi, eh. Lo so. È come se fosse un limbo. Ecco perché l'altra volta ci dicono corri, corri, scappa Elvira. Come se fossero un limbo, intrappolati qua. E qualcuno ogni tanto ci ascolta, ci percepisce, si sente. Loro rivivono ogni cosa. Ci vedete in questo momento? Avete le prove? Avete le prove? Ha detto una roba così. Oppure avete le prove? Voglio sapere se voi in questo momento, voi entità, voi persone che siete qua, ci vedete? Mamma mia, ancora? Ho i brividi. Ancora? Ho i brividi. Fatevi sentire, per favore. Dateci qualche informazione, qualche indizio in più, per favore. Ve lo chiamo in ginocchio. Sì, comunque mi sembrava di percepire come un qualcosa che sta ancora succedendo. Bravo, anch'io. Un limbo. Sottofondo. Cioè, loro vivono ogni volta questa cosa come se fosse un ricordo, più che altro impresso questo luogo. Un limbo. Come se fosse delle entità intrappolate. Cosa volete che facciamo per voi? Cosa volete che facciamo per Elvira? Cosa ha detto? Andate al pozzo. L'ho sentito anch'io, pozzo. Mamma, io ho sentito andate al pozzo. Aspetta, zitto. Dobbiamo andare al pozzo? Va bene, dai, allora ci spostiamo alla fonte. Grazie per aver comunicato con noi.
Andiamo di là. Va bene, ok. Non lo stacco? No, non lo staccare. Lascio tutto andare? Sì, sì. Un attimo, eh. E siccome qualche informazione l'abbiamo avuta. Qualche informazione l'abbiamo avuta. Minchia. Allora, ci lasceremo un lumino. Lascia la fototrappola. Poi è una cosa che comunque è un gesto carino. Adesso noi ci sposteremo alla fonte. Andiamo. Ok ragazzi, ci spostiamo alla fonte. Abbiamo avuto un bel po' di riscontri secondo me lì. Cioè, parole, a sì. Spero. Comunque è veramente inquietante. Ha lasciato la fototrappola comunque lì. Musum, ce la sei giusto? Sì. Ok, andiamo direttamente alla fonte. Passa da qua. No, perché lo faccio. Allora, ragazzi, ci stiamo dirigendo alla fonte che è poco più avanti. L'ho trovata io. Stranamente in tutti questi anni non l'ho mai vista, non ci ho mai fatto caso. È il colmo ragazzi, è il colmo. Spero che sia, possa essere un punto focale per l'indagine e per le indagini che abbiamo fatto. Ok, direi che questa la piazzo. Sì, alza bene il piede. Vai. Vuoi usare adesso lo zoom e ti riprendo io? Ok. RF, lo zoom sta entrando. Ma c'ho il K2. Vabbè, lascia stare il K2, usa l'RF. Allora ragazzi, ci siamo. Siamo praticamente di fronte alla fonte dove Elvira Orlandini fu praticamente brutalmente uccisa. E qua il pozzo. Lì c'era un collegamento con un tubo che poi collegava qua. Adesso voi non potete vedere perché comunque tutto è buio, però c'è l'acqua. Sì, sì, fammi vedere. Cioè c'è proprio l'acqua. Vabbè, non si vede, comunque vabbè. Tutto qua. Un bel pozzo. C'è la torcia, ecco, fai vedere. Ok, perfetto. Vedi? Qua c'è il tubo, guarda, proprio qua. Guarda, guarda, guarda. Falli vedere. Vedi? Tubo. Sì. Questa è una sorgente, ovviamente era pulita. Lì raccoglieva praticamente l'acqua. Sì. Ok. C'è qualcuno qui alla fonte? Ci avete suggerito prima tramite metafonia di venire qua. Così noi abbiamo capito. E vorremmo per favore parlare con sempre o con Elvira se è possibile o con qualcuno che la conosceva e sa cosa è successo. Elvira l'hanno trovata qua, Elvira? Proprio in questo punto? Se qualcuno qua che ci ascolta può dircelo? Se effettivamente questo è il punto dove Elvira raccoglieva l'acqua, anche perché se hanno messo la lapide commemorativa lì, che è il punto comunque dove hanno trovato Elvira, e qui c'è la fonte, questa è probabilmente al 100% la fonte. Per forza, no? Sì, per forza questa. Questa, al 100% è questa. Cioè ragazzi, dove adesso ho i piedi, quasi 80 anni fa Elvira Orlandini qua moriva. Te cosa senti? Io alla lapide sentivo di più. Addirittura? Sì. Perché? Ho la sensazione che... Sai quel troppo silenzio dove tutti fanno finta di niente? Sì, ho capito, ma lì non c'è niente. Cioè, nel senso... lo so, però... È una cosa, ovviamente... Una lapide, ovviamente, che ha tanta energia. Perché comunque...
ci ha impresso tutto il suo ricordo, la gente ce l'ha lasciato i ricordini. Certo, quello sì. Cose, quindi... Però io ho troppo la sensazione che nessuno... C'è proprio quel silenzio... Quel silenzio come per dire... Nessuno, cioè tutti fanno finta di niente, nessuno deve dire nulla. Come se nessuno ha visto nulla. Ma perché, cazzo? Cioè la mia sensazione è sempre quella, da oggi che è quella. Come se cercassero di nascondere il tutto, come se non mai fosse successo nulla. Allora vuol dire che c'entra qualche parente. Perché sennò loro parlerebbero, cazzo. Vogliamo parlare con Antonio? Il padre di Elvira. Hai comunicato prima col portal. Secondo te chi ci potrebbe centrare? Te l'ho detto, o qualcuno dei parenti di Ugo. Giustamente Ugo non sapeva niente. O i genitori di Ugo. O non lo so, magari non gli andava bene questa cosa tra lui e Elvira. Non lo so, c'era qualcosa di mezzo che secondo me loro non hanno accettato. Cioè io penso che chi arriva a fare un gesto del genere, secondo me, potrebbe essere appunto, non dico qualche familiare per forza, cioè non i genitori di Ugo, però magari qualcuno che faceva parte della famiglia di Ugo, che aveva qualcosa contro, non accettava qualcosa, capito? E se fosse... O dalla famiglia di Elvira. Però secondo me Ugo non c'entra niente. Esalta. Infatti, che l'hanno provato a processare. Ah, sicuramente non era uno sconosciuto che ha fatto questo gesto. Lui, lei quindi lavorava qualcuno... nella famiglia. Esatto. Dampone. Quindi o qualcuno sempre dei Salt. Appunto dei Salt, ovviamente, parlo dei Salt. A sto punto. Lui ha avuto la scusante che era a Roma quei giorni. Però con certezza non si sa. E però magari lui non c'entra niente, ha fatto comunque... No, magari potrebbe essere che magari lui aveva la cotta per lei, cioè non so, sono un'ipotesi ovviamente queste, noi non sappiamo, purtroppo non possiamo sapere niente, perché sono cose successe praticamente 80 anni fa, quasi. Sono tutte ipotesi che facciamo. Bisognerebbe provare con la metafonia. Alla fine... No, dicevo... Qua bisogna andare giù di metafonia, secondo me. Sì. Ci rimane, cioè, è l'unica cosa. Cioè, sì. Perché alla fine, se tu ci pensi, con la metafonia loro riescono a comunicare più facilmente. Con gli strumenti loro devono prendere energia. Magari a tanti gli risulta più difficile, capito? L'unica maniera è, ho detto, metafonia. È per forza. E se hanno veramente anche energia, li butti. A voce, certo, ma quello gli esce già spontaneo, secondo me. Può essere, ma c'è tanto impresso qui, c'è tanto impresso ricordo, memoria. Vivono in un limbo. E potrebbe essere che a volte sono coscienti. Esatto. Come spesso accade. Decidemmo di accendere il porta per raccogliere maggiori risposte che potessero farci capire chi fosse stata ad uccidere Elvira. Siamo qui in ascolto. Chiunque è qui si può far sentire. Guarda! L'RF, cavolo, l'RF! Cosa ha fatto? Ha fatto una brillata! Spero di averlo preso da lontano un pochino. Per favore, puoi farlo rilluminare? C'è qualcuno? Ma tacca ha fatto. Di più! Avvicinati! Dai! Prendi di nuovo energia, per favore. Ma te l'hai visto illuminarsi? Guardalo! Cadavere?